Allora, faccio un video brevissimo. Meglio farlo in più puntatine. Poi mi hanno detto pure, ha ragione, che quando dico le cose devo farlo in modo più. Aspetta, io perché sto così alto? Devo farlo in modo più professionale, a spiegare. Allora, mo faccio un videotto piccolino, speriamo corto. Cose che potete pure trovare in alcuni anzi, poi magari vi metto lì i link dove potete andare, in i sozziti inglesi però, dove dice pure ste cose, quindi non è che dice mo invento. E quindi ecco, allora diciamo comincia a perdere, partiamo subito, ve lo leggo, ve li potrei dire pure io così, ma per evitare che dopo mangiamo le cose, me li so bello scritto direttamente. E vediamo. Allora, cos'è un mago? Cos'è la magia? Quando io vi parlavo i maghi, i veri, no? Gli scemenzi. Allora, ascoltate attentamente, mo seguo il consiglio di Esu Arugna, che saluto, di essere più conciso, professionale, perché so cose effettivamente, forse mi sono posto male. Ripartiamo da zero, no? A zero, capito? Allora, ascoltate bene però, concentrate. Tra l'universo e la materia ordinaria e tra la vera volontà, cioè la volontà divina, e la mente, esiste un regno di mezzo formato da sostanza chiamata etere. Si tratta di materia informe di una natura molto tenue. Si compone di tutte le possibilità che non sono ancora diventate solida realtà. È il mezzo con cui la volontà inesistente si traduce in effetti reali. Cercate di capire quello che dico, se no vi andate indietro pure. Si forma una sorta di fondale da cui eventi reali e pensieri reali si materializzano, perché gli eventi eterici sono solo parzialmente evoluti in esistenza materiale. Non hanno una precisa collocazione nello spazio e nel tempo, non hanno una massa precisa o energia che sia, e a quel punto non influiscono necessariamente sul piano fisico. Ah, tanto scusate. Dal regno eterico delle possibilità nascente solo ciò che noi chiamiamo sensibile. Sensibile. Casuale, probabile o eventi normali possono venire all'esistenza. Non ci vedo bene. Eppure, come siamo certi della vera volontà, cioè la volontà divina, noi stessi possiamo a volte chiamare coincidenze molto improbabili o eventi imprevisti nell'esistenza manipolando l'etere. Tale è la magia. Questa è la magia, quando si parla di maghi, quelli là fuori, tutti cose esoterici, questi. Mo vi spiego pure, non è che lo può fare tutti. Lo addestri e lo fai. No, ci devi nascere. E poi magari passi la vita perché non lo sai. Lo sai. Se poi c'è un destino, ci sono delle guide proprio superiori. Certi scelti, ma solo tra quei certi, io parlavo di react negativo per esempio, ma non è qua, non ci mettiamo a fare i razzisti perché non ha senso, anzi poi ho scritto da qui nasce la cosa del razzismo ariano, quello che Hitler, perché Hitler era uno di loro, poi ve lo spiego, ma non in questo video, se no ho detto che dai, va veloce, non chiudo subito, poi. Ecco, vedi, già mi sono perso. Tale è la magia. È l'etere che circonda il nucleo centrale della forza vitale con cui il mago è interessato. Anche le scienze fisiche hanno iniziato a lavorare lì con la scoperta di indeterminazioni quantistiche e dei processi virtuali in materia subatomica. Quindi, tornando al mago, la sua funzione è come un intermediario del pensiero, ma le sue probabilità sono così infinitamente mutabili che quasi tutto può essere realizzato con esso. Tutto c'è. Tutte le possibilità. Vabbè, questo quando ci si approfondisce.
Il pensiero dà forma e la vera volontà conferisce il potere. Così solo volontà e percezione estese in aree di tempo e di spazio oltre... Così sono volontà e percezione estese in aree di tempo e di spazio oltre le limitazioni fisiche del corpo materiale. Allora, alla nascita, uno di questi era Hitler. Ma però dopo dovuto stare iniziato, da Edgar lo iniziò, la società segreta Thule, e lì, se trovi un essere del genere... entra in una guerra, perché lì dentro le puoi studiare, le puoi sapere, ma non, se non hai la persona che nasce una ogni 100 anni, cioè, non è che stanno tutti, oddio, ci stanno tanti, saranno, non so quanti sono in giro, quando sono stati, comunque, vabbè, questi, se riesce a una di queste società, che sa come poi andare a ti dare le tecniche, ma loro non lo possono, loro, come uno c'ha il pane e quell'altro non c'ha i denti, loro c'hanno i denti, però loro, anche se hanno tutta la conoscenza, la tecnica, non ci possono andare mai. Invece quello, anche senza la conoscenza, può darsi che se istruito direttamente da entità superiori, passiamo così, ci arriva, capito? E in più devi essere una persona pura, non pura, non è quello che va da, neppure nel senso di... No, spero che avete capito. Quindi, poi facciamo una puntata che vi spiego perché era uno di loro. Io lo leggo lì, no? Ve lo leggo pure, mica che me lo invento io queste cose. Vi do pure i riferimenti, quello che... Poi ci metto pure il mio, ovviamente, se no vi giravo solamente il coso. Quindi, il discorso della razza ariana nasce tutto qui, perché Hitler, che si era messo in mente... Ma io credo che queste cose non ci credo, perché secondo me se c'è qualcosa di RH negativo stanno pure in Marocco, quindi la razza ariana non c'entra niente. Però diciamo pure che siamo un popolo europeo, no, ariano, e parlo di tutta l'area geografica europea, anche compresa la Russia europea, con tutti la Spagna, tutti gli albanini, tutti noi siamo. Se viene un'invasione aliena, in tutta la. Faccio un'assurdità, che gli alieni non esistono, viene un'invasione aliena. Come l'hai film, Independence Day, queste cose qua. Quelli qua non passano. Negli altri paesi, ma se si sveglia l'europeo, allora sì, c'è qualcosina, ma non ariano. Che non, lascio perdere, queste sono le matità, che non lo so perché, io non lo so, non l'ho capito ancora, ma lo dovrò capire prima o poi. Comunque, tutto nasce da qui, perché la padronanza della vera volontà è stato per gli occultisti germanisti una conquista dell'uomo ariano. Secondo loro, e si è ritenuto che solo nell'uomo ariano ci fosse questa facoltà conservata, nascosta, che praticamente... Ovviamente, come ho detto, non è vero, meglio semmai... Vabbè, l'ho detto. Che cosa ne dedussero questi? Che la mescolanza con il sangue di un dio minore aveva indebolito la facoltà della vera volontà in tutti gli altri gruppi razziali, diverso da quello degli ariani. E questo, in due parole, mo, c'è tutto da sgrezzare, mo, così, buttato la pietra, non bisogna sgrezzare. Poi nell'altro video vi spiego il discorso di perché Hitler era così, tutte delle colli, riportando un sacco, proprio tutto spiegato, quello che faceva, non quello che si trova, non si trova in giro di queste cose, almeno io non l'ho mai trovato, ma non è che... E poi, insomma, così. Vabbè, see you later, alligator. Ciao.